Altro che, la mettiamo in un orario dove è più facile che i lettori di Jump la vedano. Dalle stelle alle stalle. Di questo passo ci anticiperanno sempre più e finiremo incollati a pomeriggio 5. Dopo la fuga, che ne dici di andare a fare una passeggiata rilassante mentre mangiamo qualcosa, beviamo e guardiamo delle foto? Poi facciamo entrare un ospite a sorpresa e alla fine ci mettiamo a piangere leggendo una lettera di un mio vecchio amico. Uno sviluppo alla cepposta per te. Mi sembra un'idea interessante. Si può sapere di che cosa stai parlando? Aspetta, ma che fai? Cos'è? Davvero te lo vuoi mangiare? La groviera ha i buchi e non si lamenta. E questo che cosa c'entra adesso? Chi stai imitando? Mitsuba, che cosa ti ho detto? Non mangiarlo! Non preoccuparti, la mia bocca è come le casse dell'Inks. Ma non ha senso! Che cosa state dicendo? La mia bocca fa... ta-ta-ta-ta-ta. Bestia, che roba! Cosa? Ho capito, stai imitando qualcuno! Comunque fai schifo! Beh, la vita è fatta in questo modo. Ci sono momenti felici e momenti tristi, è normale. L'ha detto anche Albano. La felicità è un bicchiere di vino con un panino. Oh, sono solo la ninja custode di Gin. Pensa a me come una fatina, tipo Campanellino. Tu invece sei un mostro, uno stupido mostro falliforme. Non è vero, sono una fatina anch'io. Cioè, la fatina è Otae. Io ovviamente sono il suo Peter Pan. Al massimo puoi essere Peter Griffin. No, io sono Peter Pan. Smettila, o ti termino la vita. Le lettere dei telespettatori. No. Ma cosa vuoi leggere? Secondo te c'è ancora qualcuno che ci spedisce le lettere? A me piaceva tantissimo quando le leggevano nelle puntate di Bim Bum Bam. Non siamo mica... Sarebbe una cosa completamente insensata.